Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la torta di mele invisibile. Amata da grandi e piccini, la torta di mele è uno dei dolci più diffusi in tutto il mondo. Tuttavia, pur essendo così conosciuta, l'incertezza sulle sue origini regna ancora sovrana. Infatti, non si ha un'attestazione su una nazione specifica in cui sia nata questa torta, ma si sa per certo che è un capolavoro della pasticceria occidentale. La prima torta di mele di cui abbiamo testimonianza è una torta che proviene da un monastero francese e veniva chiamata torte aux pommes, nella quale, nella classica preparazione della torta di mele, venivano aggiunte delle cipolle per dare un pochino di dolcezza e per rendere più appetibile la torta. Per fortuna, con il tempo quest'usanza si è persa e si è iniziata a creare torte completamente diverse, per esempio come la torta americana Apple Pie, nella quale una graziosa torta di mele viene coperta da uno strato di frolla. Oggi vi proponiamo una versione rivisitata, particolare, invisibile, dove l'impasto in cottura svanisce e rimane solamente una stratificazione di mele. Siete curiosi? Vediamo la ricetta insieme. Iniziamo! Mettiamo in una ciotola due uova, 60 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino raso di cannella e diamo una bella mescolata con un frustino. Versiamo 100 ml di latte fresco intero, continuando a mescolare. Poi aggiungiamo 25 g di burro fuso freddo e 100 g di farina 00 in due fasi. Mescoliamo finché gli ingredienti saranno ben amalgamati. Mettiamo la buccia di un limone biologico, mescoliamo per bene e mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo 6 mele Golden Delicious grandi biologiche e le sbucciamo. Prendiamo un tagliatartufi e tagliamo le mele a fettine molto sottili. Se non l'avete, potete utilizzare benissimo anche un pelapatate. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, diamo una bella mescolata e continuiamo così con tutte le altre mele. Ora mettiamo un attimo da parte le mele. Riprendiamo la pastella e ci aggiungiamo 10 g di lievito per dolci. Mescoliamo bene e lo versiamo sopra le mele tagliate. Mescoliamo delicatamente finché tutte le mele saranno coperte di impasto. Prendiamo una teglia da 18 cm di diametro e 7 cm di altezza, coperta interamente con carta forno 1-2 cm più alta della teglia sul bordo. Ci trasferiamo il composto poco alla volta, stendendo bene le fettine su tutta la superficie e schiacciando per livellare. Continuiamo così finché finiamo il composto. Cospargiamo la superficie con qualche cucchiaino di zucchero semolato e qualche fiocco di burro morbido. Poi cuociamo a forno preriscaldato 180 gradi ventilato per 45-50 minuti. Fare la prova a stecchino. Sforniamo e lasciamo a raffreddare 5-6 ore nella teglia, o meglio tutta la notte. Cospargiamo la torta di zucchero a velo e voilà! Ammirate la sua bellezza e morbidezza. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta invisibile di mele. Guardate quanto sono belli e quanti sono gli strati. Ora non mi rimane altro che addentarla. Cosa posso dirvi? È una torta davvero equilibrata.
Le mele sono cotte alla perfezione e la torta di per sé sembra proprio un budino di mele. L'impasto cuocendo è diventato una crema e quindi in bocca si sentono tantissimi strati di mela separati da una deliziosa crema. Inoltre si sposa alla perfezione con panna, gelato alla vaniglia e il tè pomeridiano. Insomma, è stratosferica, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.